Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Quando i tifosi della Juventus mettevano in luce le ambigue intenzioni della FIGC, venivano spesso derisi come appassionati di teorie del complotto. Abbiamo ottenuto conferma che le scelte di Gravina miravano unicamente a colpire la Juventus, senza alcun altro fine. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Per scoprire come sia stata falsata una partita vi consigliamo di guardare l'intero video attentamente. Nel periodo in cui Lukaku vestiva la maglia dell'Inter, durante una partita contro la Juventus valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, l'attaccante fu espulso a causa della sua reazione a insulti razzisti da parte di alcuni tifosi avversari. Questo incidente generò un notevole clamore mediatico, con numerose voci che si schierarono a favore del giocatore. Tra queste, c'era anche la voce di Gravina, che graziò Lukaku consentendogli di giocare nella semifinale di ritorno nonostante la sua squalifica. La situazione divenne notevolmente complessa. Nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, Lukaku fu regolarmente schierato, contribuendo così alla vittoria dell'Inter che giunse in finale. Molte persone fecero notare l'azione di Gravina, e alcuni sostennero che la mossa di Gravina non fosse tanto volta a proteggere Lukaku dagli insulti razzisti quanto piuttosto a garantire la sua partecipazione nella partita successiva contro la Juventus. Tuttavia, fino a ieri, tutto ciò era stato considerato solo congettura, ora è emerso che l'azione di Gravina aveva ulteriori intenzioni. Dopo il passaggio di Lukaku alla Roma e la sua storia non particolarmente positiva con l'Inter, l'attaccante è purtroppo stato nuovamente oggetto di insulti razzisti. Nella partita contro la sua ex squadra, l'Inter, all'interno dello stadio, alcuni tifosi dell'Inter hanno compiuto un gesto profondamente razzista, dimostrando una dolorosa amnesia rispetto alla lotta contro gli insulti razzisti dell'anno precedente. Hanno insultato Lukaku, portando banane giganti in un atto chiaramente disgustoso e razzista. Nonostante le aspettative, Gravina ha mantenuto un inquietante silenzio, senza intervenire o esprimere alcuna condanna. Se la federazione fosse coerente, la partita dovrebbe essere ripetuta e Gravina dovrebbe assumersi le sue responsabilità e risarcire il danno causato. Tuttavia, si sa che solo quando si tratta della Juventus le cose vanno in una certa maniera. Due pesi e due misure come sempre. Voi cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.